Io abito lì in quella palazzina. Io abito lì in quella palazzina e guarda che bello scorcio, vedete? Che bello scorcio abbiamo. Mi occupo anche della chiesina, del ponte, perché è nata insieme al ponte quella, vedi? Quella chiesina lì, è nata quando è stato fatto quel ponte romanico. Il ponte insieme al mulino. E dopo è stato bombardato per la guerra, è stato bombardato, era rimasto un arco. Questo arco l'avevano minato tutto e avevano tentato di farlo saltare, non è saltato. Erano appena andati via gli operai, e io ero in casa, sentimmo un boato proprio ed era saltato giù, si erano salvati, erano appena andati via gli operai. Quindi dico, la Madonna li ha protetti davvero, perché abbiamo la Madonna del Ponte che protegge. Ma l'acqua la venivate a prendere qui al fiume? No, l'acqua la prendevamo alla fontana, che a San Damiano c'è una fontana. La pompa. Prendevamo l'acqua da riscaldare per fare il bagno, anche da bere, da fare da mangiare. Non è mai successo niente. Non è che ero controllata come adesso, però. Come qui, che quella pompa là l'hanno chiusa. Ma anche qui una volta la usavano tutti, da bere, da farla mangiare, da fare tutto, l'acqua della pompa. Io sono nata a San Damiano, ma avevo 6-7 anni quando portavo l'asse dei panni da casa mia e attraversavamo tutta la strada, andavamo giù dalla Ena, che c'era la strada per andare nel fiume, andavamo laggiù a risciacquare il bucato con i panni sull'asse, che avevamo 6-7 anni, bambine. È stata dura, però... Allora era così, d'inverno no, perché c'era il lavatoio comunale, ma d'estate preferivamo andare al fiume perché l'acqua era limpida, pulita, si poteva anche bere. E ho vissuto fino a 15 anni a San Damiano, però il fiume è sempre stato una risorsa per noi, perché era come andare al mare adesso. Per noi era il mare, il fiume una volta. Noi non avevamo niente, giocavamo sulle strade, come diceva Vittorio, e d'estate, quando cominciava a far caldo, insieme a un adulto andavamo, ma eravamo tanti bambini, perché io conosco tutti i gori che nuotavano come delle rane. Io non ho mai imparato neanche a nuotare al fiume, tutti hanno imparato, io no. Ognuno ha i suoi metodi, giusto. Però l'acqua era limpida, se tu entravi al fiume con una piccola lesione in un piede non c'era bisogno del disinfettante, tornavi a casa e eri guarita. Adesso non succede più una cosa del genere, però allora non c'erano insediamenti agricoli, insediamenti che come dopo, quando sono nati i capannoni con i polli, con tutte quelle cose che scaricavano tutto nel fiume, perché il fiume è diventato una discarica dopo. Invece quando eravamo bambine noi no, e ci trovavamo sempre in tanti ragazzini, sempre al fiume d'estate, tutti i giorni. Noi andavamo, finita la scuola elementare, andavamo anche in colonia, perché la scuola media allora era nata proprio per quello, facevano le colonie estive, era una colonia estiva. E le insegnanti ci portavano al fiume a fare la cura del sole, quando noi eravamo bambine. Per un mese andavamo in questa colonia a turni, andavamo alle 8, tornavamo a casa alle 4:30, mangiavamo lì, ci davano la merenda, che io ricordo benissimo quei buoni panini con la marmellata, che erano speciali, davvero. E poi ci portavano anche al fiume a fare la cura del sole, oppure ce la facevano fare su quel terrazzo che unisse la palestra con l'immobile dove ci sono le aule, no? Là le scuole medie. E ci facevano stendere lì. Io non la potevo mai fare perché mi veniva il sangue dal naso. C'era poi il selciato come la strada, con un asciugamano, un cuscino, e ci facevano fare questa cura del sole. Quindi l'estate era così. Io mi ricordo che poi tutti facevano il bagno al fiume, perché nessuno aveva il bagno in casa. Il primo posto col bagno a San Damiano era quello della maestra Bertozzi, dei Bertozzi a San Damiano, no? Poi dopo le cose sono cambiate, dopo la guerra e così, ma venivamo al fiume proprio per lavarci d'estate, per fare il bagno. Il fiume, l'acqua era bellissima, chiara,
Era, dicevano, dopo tanti metri lontano dal paese, dall'insediamento, noi a San Damiano eravamo là, era buono anche da bere, te lo giuro. E quando invece venivamo con la nonna, con le mie zie, perché la mia mamma lavorava, che faceva la commessa da Gigino Cappelli, che un negozietto dove adesso c'è quello delle scarpe, ecco, era lì, e venivamo con le mie zie. E aiutavamo, venivamo giù con l'asse dei panni d'estate, con i panni dopo aver fatto un bucato che durava una settimana. A fare il bucato una volta ci voleva una settimana. E poi venivamo a risciacquare i panni al fiume e li portavamo a casa, che erano profumati, brillanti, bellissimi. Meglio di adesso che abbiamo le lavatrici. No, si lavavano a casa, poi si venivano a risciacquare al fiume, perché non so se voi avete mai saputo come si faceva a fare il bucato una volta, non lo sapete, allora ve lo racconto io. Prima si mettevano a bagno i panni e c'era solo la lessiva per mettere bagno, era un detersivo, c'era solo quello, ma serviva. Poi si lavavano e si mettevano in un mastello che aveva il buco sotto con un tappo, un mastello di legno. Poi ci si metteva, si coprivano il bucato con dei canovacci, così, poi ci si metteva tutta la cenere che si ricavava dal fuoco, dalla stufa, da quello che uno aveva. Ci mettevamo questa cenere e poi dopo acqua bollente sopra, venivano dei panni bianchi, puliti, profumati. E quando scendeva l'acqua che noi versavamo da sopra, così bollente, mettevamo un altro mastello e serviva per lavare poi i panni colorati. Ecco. Veniva fuori il ranno, si chiamava il ranno e si faceva il bucato, quindi ci volevi il primo giorno che li mettevi a bagno e li lavavi, poi li mettevi nel mastello, poi facevi il bucato, poi li lasciavi raffreddare, poi lavavi gli altri panni colorati, ci volevano settimane, poi li venivi a risciacquare. D'inverno c'era il lavatoio San Damiano, il lavatoio comunale, purtroppo bisognava andare lì perché nessuno aveva l'acqua, noi l'avevamo, ma arrivava solo al primo piano, dove avevamo un salottino, e mio papà l'aveva fatto portare fino lì perché non aveva la forza di arrivare su fino. E avevamo la pompa, noi siamo cresciuti con l'acqua della pompa, che non era, certo, non era controllata come controllano adesso le acque, però non è mai successo niente, non si è mai intossicato nessuno, non, niente, ma era freschissima perché era un pozzo e andavamo a prenderla coi secchi lì. E quindi finito, quando il bucato era freddo, venivamo al fiume a risciacquare questi panni, perché erano insaponati, poi con la cenere sopra, li portavamo a casa, li stendevamo in campagna, che noi avevamo un contadino vicino sull'erba spagna, brillavano, guarda, li andavamo a raccogliere, erano profumatissimi. Ma allora c'erano soltanto le lenzuola, lino, mistolino, canapa, tutte cose fatte al telaio, non c'erano le lenzuola di oggi, tutta la biancheria che usa oggi, quindi erano tutti bianchi i panni. Erano splendenti, veramente. Quindi facevamo anche fatica, perché anche noi bambine facevamo con un canovaccio, ci facevano ecroi, dicevano una volta, ecroi, no, Vittoria? Da mettere sulla testa, poi con l'asse e andavamo giù. Ma dura era ritornare su con la salita che c'è da fare di lassù da San Damiano fino giù sotto la Ina. Andavamo laggiù. Però, ecco, quello era il nostro mare. D'estate, io mi ricordo che il sabato andavamo giù e poi si cenava al fiume. Una tovaglia per terra e questo era il sabato del villaggio. Però era bello perché noi ci trovavamo in tanti, tante bambine, tante ragazzine, tanti ragazzi, diciamo. Non è mai successo niente, però bisogna stare molto attenti perché il fiume è un po' traditore e bisogna stare attenti perché una volta dicevano attenzione perché è fiume, tu tieni un buon, dicevano in dialetto. Che tutti gli anni voleva una vittima, ne sono successe tante, perché c'era il gorgo del soldato che era annegato un soldato, ne succedevano tante di cose. La bambina di Ennio Babbi, ve la ricordate? Ecco, lei che è annegata. E poi dai, succedevano delle cose, purtroppo durante il periodo dopo la guerra, quando quei ragazzi, uno è morto, che avevano trovato una bomba,
La volevano disinnescare, erano dei ragazzetti, non erano pratici. La bomba è scoppiata nelle mani di uno, è morto e gli altri sono rimasti feriti. Sono successe tantissime cose. Allora, io voglio dire un'altra cosa sul fiume. È un peccato che il fiume sia diventato una discarica, perché il fiume veramente, i primi insediamenti umani sono venuti vicino ai fiumi, vicino ai mari, perché la gente, per avere l'acqua a disposizione, che l'acqua è una cosa importante per noi, e quindi proprio peccato. Invece era diventato, anche questo fiume era diventato una discarica, purtroppo. Adesso speriamo che pian piano ritorni ad essere un fiume, però non lo so, perché ancora un po' mi viene rabbia, perché dico, se ognuno di noi facesse la propria parte, il mondo sarebbe più pulito.